Ciao a tutti, oggi preparo una ricetta facile e molto molto veloce. Iniziamo subito. Per prima cosa dobbiamo tagliare la zucchina a pezzetti piuttosto piccoli. Tagliate le zucchine, ci spostiamo sui fornelli. In padella mettiamo olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio che taglio a metà, un paio di capperi sotto sale e un'acciuga sott'olio. Una volta messo tutto, faccio sciogliere nell'olio l'acciuga, schiaccio i capperi che anche loro si sciolgono nell'olio e faccio dorare i due spicchietti d'aglio. Qui a fianco, come vedete, ho già messo l'acqua per la pasta. La ricetta, come dicevo, è velocissima. Ora metto a cuocere anche le zucchine. Rimuovo l'aglio. Mescolo un po'. Regolo di sale, faccio rotolare per un paio di minuti, rotolate le zucchine, mettiamo un mestolo d'acqua bollente e facciamo cuocere per 5-6 minuti. E visto che l'acqua bolle, mettiamo il sale e poi mettiamo la pasta. Sto per andare a scolare la pasta, prima di farlo però tagliuzzo lo sgombro in scatola che, come vedete, per comodità ho messo in questo contenitore. Ora metto da parte, aggiungo un mestolo di acqua di cottura della pasta e vado a scolare molto al dente la pasta. Scolata la pasta bella al dente, quando dico al dente significa un minuto prima della fine della cottura, la trasferisco in padella, da parte ho messo un po' d'acqua di cottura che magari potrò utilizzare all'occorrenza. Adesso abbasso un po' la fiamma e, mescolando continuamente anche per far rilasciare l'amido alla pasta, faccio insaporire e finire di cuocere. Ho appena assaggiato la pasta ed è al dente come piace a me. Ora spengo la fiamma, aggiungo lo sgombro, mescolo un po' e, una volta mescolato per bene, corro ad impiattare. Direttamente nel piatto metto un po' di peperoncino piccante e un filo d'olio. Assaggio con voi. Davvero buonissima. Fatemi sapere tramite i commenti qui sotto che cosa ne pensate. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche. Io per il momento vi saluto e, prima di lasciarvi, come al solito vi auguro buon appetito!